Roma va in scena il recupero della sesta giornata di questo girone Roma Nord di Serie A2 Lega Calcio A8. Benvenuti, come detto, dal DLF in campo Atletico Whisper, come al solito, in maglia rossa contro i secondi in classifica dello Iaco FC, scontro al vertice, 22 punti per entrambi, spareggio per la testa della classifica del girone Roma Nord. Pallone verso il centro, il colpo di testa di Aliberti era andato a spizzare quasi il palo, Bonifazi non se n'era accorto. Un palo colpito dall'Atletico Whisper dopo 6 minuti, il pallone spazzato via. Siamo a metà del primo tempo di gioco. Aliberti palleggia con il tacco, riesce a liberare Fuoco che va alla conclusione, questo è un gol spettacolare. Non ci deludono adesso i ragazzi dell'Atletico Whisper che per 12 minuti avevano forse fatto poco qui il colpo di tacco di Aliberti a liberare Fuoco, un gol spettacolare, decisamente all'1-0 dell'Atletico Whisper al 13° minuto di gioco. Pirelli verso il centro, Pirelli lo stesso Aliberti, lo stop di Aliberti, l'appoggio verso l'esterno, la conclusione, il 2-0, il 2-0 dell'Atletico Whisper dopo un paio di minuti rispetto al gol del vantaggio e subito il raddoppio. Ci sembra sia stato Ciccio Riccio l'assist, ovviamente ancora una volta di Aliberti, 2-0 Atletico Whisper dopo meno di un quarto d'ora il raddoppio delle maglie rosse. Prendo può allargare ancora di più lo Iago, che invece dovrà dimostrare qualcos'altro. Qui vediamo per esempio il tiro al volo provato dal numero 13 Ciccio Redo, l'intervento di Salvati anche se il pallone sembrava già uscito. Pallone battuto basso, la spizzata è finita dentro, il colpo di testa è stato forse di Mastro Donato, non abbiamo visto bene, c'erano quattro uomini letteralmente sul primo palo, si è infilato invece il numero 8 in maglia bianca che accorcia le distanze un minuto dopo il raddoppio dell'Atletico Whisper. Adesso è 2-1 su calcio d'angolo il gol dello Iaco con Mastro Donato. Profondissimo il pallone diretto da Liberti che controlla e scarica addosso a Bonifazi. Delude qui nella conclusione il numero 32 invece, attentissimo nell'uscita. Estremo difensore dello Iaco. Continua e sponde, alla fine il pallone termina sul piede di Formiconi. La conclusione non era niente male, la palla però è alta. Ciucciarelli con il mancino, la conclusione passa sotto le gambe della barriera, finisce quasi addosso a Salvati, c'è a terra un giocatore in maglia rossa. Nel frattempo però questa è forse l'occasione più importante, anzi direi sicuramente nel secondo tempo, per lo Iaco FC. Un po' in troppo tempo, alla fine comunque il pallone è recuperato dal non entrato Fuoco. Aliberti, Aliberti al pallone, comunque incollato al piede, riesce a servire, corre Rolla che si divora il gol del 3-1 a 2 metri dalla porta davanti a Bonifazi, spedisce alta la palla del doppio vantaggio, si rimane 2-1. Ciccio Riccio sempre per Giannetti sulla destra che appoggia al centro, il tiro spettacolare al volo, il pallone sempre lì, alla fine Bonifazi, un doppio intervento incredibile su una conclusione altrettanto bella del numero 20 Ciccio Riccio. Qui Bonifazi veramente salva il match per i compagni. Fischia velocemente il termine della gara, senza recupero si finisce con il 2-1 per l'Atletico Whisper, partita urlata, partita violenta. Non cambia il risultato, la vittoria per i nuovi capolista che adesso sono a 25 punti. Rispettano le aspettative, si liberano degli inseguitori, Iaco che rimane a 23.